Essere o non essere? Si chiedeva l'Amleto di Shakespeare. Ma essere significa sentire il battito del proprio cuore? Consistere nell'afferenza dei propri sensi? Essere percepibile dai sensi altrui? Barcamenarsi, arrancare in questa gabbia spazio-temporale che tiene i nostri fragili, biologici corpi prigionieri, perché siamo minuscoli davanti all'immenso e non abbiamo abbastanza energia gravitazionale per modificarla? Max Planck diceva che nell'infinitamente piccolo il tempo si annulla, la materia diventa onda, energia, tutto diventa casuale, tutto diventa teoricamente possibile, come spingersi fino alle Pleiadi in un secondo. A volte vorrei essere leggero come una farfalla per beffarmi della gravità che domina il cosmo, o avere le possenti ali di un'aquila per sorvolare queste montagne che da sempre, come la siepe dei leopardi, mi chiudano l'orizzonte e volare verso paesaggi sconosciuti, arrivare al mare e poi innalzarmi nel cielo, mescolarmi alle nubi. La terra mi sembrerebbe più piccola, a portata di sguardo, ed il cielo ancora più immenso. Ma al momento, per staccarsi materialmente dal sole e volare oltre la terra, all'uomo non bastano le ali e neanche un cannone, come narra la fantasia di Verne. Siamo talmente minuscoli che l'immensità in cui ci troviamo immersi ci risulta inconcepibile. Quanti batteri sono capaci di vivere su una tonsilla? Un numero impressionante. Eppure la tonsilla è solo una piccola parte del corpo umano. Per un batterio ogni corpo è un pianeta, ogni città una galassia, ogni nazione un universo. Quante nazioni ci sono sulla Terra? Quanti universi ci saranno, oltre al cielo che ci sovrasta? Forse non lo sapremo mai. Questo è il mistero della nostra esistenza. La mancata risposta dell'uomo alla domanda che da millenni si pone. È l'angoscia che ci attanaglia ogni volta che sentiamo la nostra fragile vita sfuggirci tra le mani. È la disperata ricerca di qualcosa che, bendando la ragione, si possa fiduciosamente custodire nel recipiente chiamato fede. Caro Vittorio, scusa se ti scrivo solo adesso, ma da quando ci siamo lasciati sono successe talmente tante cose che mi hanno frastornata e mi hanno fatto perdere un po' la cognizione del tempo, che si è dilatato nelle lunghe attese e ristretto nell'angoscia e nella paura. Ma ci ho sempre pensato. Dopo un lunghissimo viaggio in treno sono arrivata finalmente in Francia, dalla cugina Angela. Poverina, era contenta di vedermi, anche se avrebbe preferito farlo in altre circostanze. Mi piacerebbe fartela conoscere, è una simpatica ed energica signora che vive da sola in un grande appartamento con 5 gatti. È sempre indaffarata, piena di iniziative. 2 giorni dopo il mio arrivo mi ha portato a fare una visita da un medico suo amico, e lui mi ha presentato al direttore della clinica ginecologica dell'Università di Lione. Questi, dopo aver visionato gli esami che avevo, mi ha fatto tornare alla clinica nei giorni successivi e mi ha sottoposto ad ulteriori accertamenti. Alla fine mi ha dato il responso che già in parte sapevo. Neoplasia maligna dell'ovaio, da operare prima possibile. Ho passato 10 giorni terribili fra brutti pensieri, paure e incubi notturni. Poi finalmente mi hanno chiamata e adesso sono ricoverata in attesa dell'intervento che dovrebbe essere dopodomani. In questi giorni la mia mente ha brancolato a lungo in un oscuro tunnel senza vederne la via d'uscita. Ho pensato anche di farla finita e fuggire così dalle sofferenze che mi aspettano. Ma più senti la morte vicina, più ti attacchi alla vita. Quanto si sta bene, ci interroghiamo spesso sullo scopo della nostra esistenza, cerchiamo disperatamente di dargli un senso. Quando si sta male, non ci pensiamo affatto, vogliamo e ci basta solo vivere. Ti ho pensato molto, ti ho sentito vicino e questo mi ha aiutato.
Pensare che ho vissuto la maggior parte della mia vita con il paraocchi, convinta che tutto fosse lì. Ho sprecato il mio tempo ritenendo importante ciò che importante non era, chiamando vita ciò che non era vita, amore ciò che non era amore, finché non ho conosciuto te, che hai guidato i miei occhi oltre la barriera dell'invisibile e mi hai fatto incontrare l'essenza dell'irrazionalità, lo spirito che eleva la nostra anima verso l'infinito, l'amore, quello vero. Adesso, stesa nel mio letto d'ospedale davanti a una grande finestra da cui posso osservare il cielo, mi sento stranamente il cuore sgombro di paura, perché so di incontrare il tuo amore dentro i miei sogni, nel battito d'ali veloce dei miei pensieri, e ciò mi basta, mi sazia. Ogni notte, poco dopo il sorgere della luna, poco sotto di essa, c'è una stella luminosissima. Io la guarderò e sarò lì, e tu che ora lo sai potrai incontrarmi. Ogni notte. Prega per me, per noi. Ti amo davvero, Clara. Molti di voi mi conoscono come medico, come per la mia professione di medico. E in questi giorni qualcuno mi ha fermato vedendomi correre da un ambulatorio all'altro, come sempre, e mi ha chiesto: ma dottore, ma dove lo trova il tempo per scrivere? E una volta rispondevo la notte, in effetti ho passato tante nottate a scrivere. Ora non lo so, sarà per il tempo che passa, l'età che avanza e spesso dopo una giornata intensa di lavoro mi trovo a sonnecchiare sul divano e allora ora rispondo quando posso. Infatti i miei scritti hanno delle gestazioni lunghissime. L'ultimo romanzo che ho pubblicato è stato 10 anni fa e quest'ultimo è rimasto in un cassetto nel cassetto della mia scrivania per qualche anno. E ci è voluto un infortunio, ci è voluto una lussazione di spalla che mi sono preso, che mi ha tenuto forzatamente a casa per un mese, per farmi aprire quel cassetto, tirar fuori questo dattilo scritto e completo, e a quel punto mi sono sentito rimproverare, da Vittorio, da Clara, da Ignazio. Ma come? Ci hai creato, siamo usciti dalla tua mente, dalla tua immaginazione, e poi che fai? Ci lasci chiusi qui, al buio, in un cassetto. E noi vogliamo uscire, vogliamo vivere. E quando è che un personaggio di un romanzo vive? Vive nella mente del lettore. Perché siete voi, leggendo il libro, che gli date un volto, gli date una voce, un'espressione. Lo collocate in una dimensione e spazio, una vostra dimensione e spazio temporale. E questa è una cosa straordinaria, perché in questo modo il personaggio non viene ad acquisire una sola vita, ma 10, 100, 100.000 vite. Tutte diverse, una dall'altra. Questo è un aspetto della letteratura che mi ha sempre affascinato, in particolare della prosa. Tant'è vero che nei miei scritti non mi sono mai soffermato purtroppo nella descrizione dei personaggi, specialmente la descrizione fisica. Addirittura nel primo che ho scritto, L'indistinto confine tra cielo e mare, del 2005 mi sembra, sì. E non ho dato neanche un nome al personaggio principale, proprio perché ognuno potesse identificarsi e dargli il nome che voleva. Ora non vi voglio trattenere oltre, non vi voglio parlare del libro, perché è giusto che poi vi toglierei il piacere della lettura. E niente, vi ringrazio di nuovo e vi ringrazio anche per la vita che darete ai miei personaggi leggendo il libro.